La città di Urbino ha festeggiato pubblicamente la vittoria del trofeo CEV di volley e quindi ha festeggiato il trionfo della Château d'Ax Urbino, Robo Tiboni, che agli inizi di aprile aveva conquistato al Palazzetto dello Sport Urbinate questo importante titolo e riconoscimento. Tantissima gente presente, doveva essere una grande festa, ricca di calore, di entusiasmo, e così è stato. Le ragazze della squadra, insieme ai tecnici, sono arrivate su un pullman scoperto che ha percorso parte della città, quindi da Borgo Mercatale, Giro dei Debitori e poi l'ingresso da Porta Santa Lucia. E in Piazza della Repubblica il grande applauso della folla. Poi, dopo la discesa dal pullman, l'ingresso nel Collegio Raffaello. Ed è stato il salone del Collegio Raffaello, il salone Raffaello, a contenere questa festa. Le ragazze sono arrivate, lo speaker ufficiale di tutte le partite della Château d'Ax Urbino, ovvero Pepe Biancalana, le ha chiamate una a una, le ha annunciate e poi l'ingresso della Coppa, il trofeo CEV che è stato conquistato dalla squadra urbinata. Oltre 250 persone con i fedelissimi che hanno portato il loro tifo, i loro colori, le bandiere e tutto quello che è il sostegno solito che danno alla squadra lo hanno riversato anche in questo momento di celebrazione. L'appuntamento è organizzato dal Comune di Urbino con l'ufficio sport che ha curato ogni dettaglio. Un video prodotto da Tele2000 ha ripercorso i momenti salienti dell'ultima partita, quindi chi era presente ha rivissuto le emozioni di quel momento al Palamondolce e poi una a una sono state chiamate le ragazze, le trionfatrici. Era presente il sindaco di Urbino Franco Corbucci, il presidente della società Giancarlo Sacchi, Giorgio Londei per Adriabus che ha fornito questo pullman scoperto, il legato Albani che ha dato gli spazi, quindi è stato il padrone di casa Francesco Andreani, il vice sindaco e assessore allo sport Lorenzo Tempesta. Gli omaggi, quelli della Piero Guidi, che hanno voluto sottolineare con un prodotto di alta qualità il momento straordinario vissuto da questa squadra, che deve essere un viatico poi per tanti successi futuri. Fino alle 20:30 festeggiamenti, quindi un momento che è partito alle 18:40 da Borgo Mercatale e si è sviluppato per quasi due ore con la gente che ha fatto cori, ha sostenuto le ragazze mano a mano che andavano a ritirare i primi riconoscimenti, una battuta di Pepe Biancalana per ognuna delle atlete che è arrivata a salutare il sindaco, autorità e a ritirare il suo premio. Insomma, la grande festa si è concretizzata nel migliore dei modi. E adesso Urbino, con il suo volley, con questo tifo, con i fedelissimi e con la grande partecipazione cittadina, guarda a possibili successi futuri, con grande scaramantia, ma con grande attesa. Le parole delle autorità sono state tutte molto legate alle emozioni. Avete dato l'orgoglio a una città che solitamente segue sport e altre manifestazioni con un certo distacco, l'avete dato l'orgoglio, quanto ha ricordato il sindaco Franco Corbucci, di appartenere a questo mondo, quindi una vera festa di comunità, quella che la Château d'Ax Urbino è riuscita a